Il Comitato Salviamo il Paesaggio ha fatto effettuare delle analisi su alcuni pozzi di prima falda intorno all'abitato di Casorezzo e nel pozzo del campo sportivo comunale è stata trovata una contaminazione da cromo e cromo esavalente decisamente superiore ai limiti previsti dalla legge. Quindi, secondo quanto prevede l'articolo 244 del testo unico dell'ambiente, io ho fatto subito la segnalazione, ho presentato la segnalazione alla città metropolitana e alla regione Lombardia, quindi attraverso ARPA, chiedendo un'indagine su un'area più vasta per vedere di individuare la fonte di questo inquinamento. E ovviamente ho chiesto che queste indagini vengano effettuate con l'ausilio del Comune di Casorezzo attraverso figure che verranno indicate. Ho poi scritto anche ATS chiedendo se questa concentrazione di cromo e cromo esavalente possa essere dannosa per la salute, perché noi quel pozzo lo utilizziamo per irrigare il campo sportivo. Ho poi chiesto anche a Capoldi, che è proprietario del pozzo, di effettuare di nuovo delle indagini puntuali su quel pozzo per confrontarle con quelle che erano state fatte quando è stato scavato nel 2013. E ora attendiamo, insomma, la risposta degli enti competenti che devono agire secondo la legge.